Francesco Sciarrotta è il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Pacati di Clusone. A 2 mesi dal suo primo giorno da preside a Clusone lo abbiamo incontrato per conoscere i suoi programmi e i suoi obiettivi. L'intervista è di Nicola Andreoletti. Vengo dalla Calabria, ho insegnato tantissimi anni in un liceo scientifico che per 2 anni ho diretto. Ho scelto fra le tante regioni anche la Lombardia. Nel momento in cui sono andato a scegliere a Milano, il giorno 25 agosto, ho preferito scegliere una scuola piccola che mi ricorda un po' la scuola che ho lasciato. La cittadina Clusone ricorda anche i miei luoghi di nascita, in quanto io sono nato in un paese della Sila e precisamente vicino a una località abbastanza nota, Camigliatello Silano. Sono di San Giovanni in Fiore, paese noto a tutti per il famoso Abate Gioacchino, citato anche da Obama nei suoi discorsi, allora quando si è presentato come presidente degli Stati Uniti d'America. Devo dire che la mia scelta è stata azzeccata sia per quanto riguarda l'ambiente scolastico sia l'ambiente esterno alla scuola. Ho trovato un corpo docente molto motivato e compatto, che non si tira indietro nella soluzione dei problemi e che dimostra tutta l'attenzione verso i ragazzi e che collabora molto volentieri con me. Quali sono gli obiettivi che cercherà di perseguire in quest'anno scolastico? Gli obiettivi ovviamente sono quelli di migliorare, ove possibile, la qualità del servizio, far capire a questi ragazzi che le conoscenze e le competenze premiano nel momento in cui escono con un diploma e sono, diciamo, gli elementi base con i quali è possibile trovare subito inserimento nel mondo del lavoro. Vuole magari anche rivolgere 2 parole alle famiglie tramite la nostra emittente? Senz'altro, molto volentieri mi rivolgo alle famiglie e di affidare con la massima fiducia i ragazzi a questa scuola, perché ripeto, c'è un corpo docente motivato. Fra l'altro, visitando i vari laboratori, ho visto che i ragazzi hanno fatto lavori molto interessanti e ho consigliato ai docenti che hanno collaborato a questi lavori di metterli bene in evidenza. Ai ragazzi, alle famiglie che hanno figli che frequentano la terza media, dico: riflettete nella scelta delle scuole secondarie superiori per il prossimo anno scolastico. L'istituto professionale non è assolutamente da sottovalutare. Non è una scuola fatta soltanto per quei ragazzi che alle scuole medie vanno male, è fatta anche per quei ragazzi che alle scuole medie riportano profitti eccellenti. Perché in una scuola professionale si studiano tutte le discipline, oltre che si fanno parecchi laboratori di informatica, di chimica e di fisica. Quindi pensate un pochino quando scrivete i vostri figli e non sottovalutate i professionali, perché consentono molto facilmente, particolarmente in questa zona, l'inserimento nel mondo del lavoro.